stamattina alla Casa della Città Leopolda è stato inaugurato il nuovo punto informazioni Giovani Sì, attivato dalla Regione Toscana e dal Comune di Pisa con l'obiettivo di offrire ai giovani toscani un aiuto concreto per accedere alle opportunità in materia di lavoro, casa e formazione. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Sentiamo che cosa ha detto in merito. La Regione non può aspettare di far tutto, se non cambiano le politiche nazionali, le politiche europee, non si fanno investimenti, non si supera quest'idea del rigore a tutti i costi che sta soffocando l'economia che ormai è in recessione, meno 2,5 punti, non si possono far promesse fasulle, però per quello che ci compete noi ci stiamo provando. Vanno bene i tirocini retribuiti, consentono un accesso al lavoro, vanno benissimo le iniziative per le imprese giovanili, a smentita di quanti dicevano che i giovani non avevano voglia di fare, 630 imprese in agricoltura, 700 imprese negli altri settori grazie agli interventi che abbiamo confezionato, vanno bene le nostre disponibilità per l'affitto e per contribuire all'autonomia dei giovani. Quindi noi ci crediamo a questo progetto, lo porteremo in fondo, piace anche in Europa, io sono stato invitato a un grande convegno con la partecipazione di Van Rompuy, di Barroso, di Schulz, insomma i leader veri dell'Europa, e mi hanno chiesto di parlare dell'esperienza del progetto Toscana, perché anche in Europa si comincia a capire che si rischia di perdere una generazione, non si può chiedere ai giovani di costruire l'Europa senza lavoro. L'Europa si può costruire solo col lavoro e con i giovani, dando quindi lavoro ai giovani. Per quello che ci riguarda ci proviamo, ma siamo anche consapevoli che occorrono svolte politiche più generali.